Ciao e benvenuti al nuovo video. Oggi vogliamo parlare di RETHER. Allora, che cos'è RETHER? È un progetto di cartografia critica e collaborativa. L'obiettivo fondamentale è fare conoscere le realtà isolate e creare un ambiente condiviso, indipendente e no profit. Quindi praticamente tutte le associazioni, aziende che si occupano di argomenti comunque di sviluppo, di condivisione, di indipendenza, di creare cose per migliorare la qualità di vita delle persone in generale e nel territorio sono ben accette. Infatti, la cosa bella è unire il digitale al territorio stesso. Abbiamo sempre parlato che comunque la tecnologia, infatti, l'obiettivo è proprio questo, cioè nel senso dare miglioramenti in ambiente reale utilizzando la tecnologia. Ed è la cosa più bella, fondamentale di tutte, cioè creare una città virtuale, ma allo stesso tempo reale. Ed è fantastico. Allora, siamo entrati all'interno della mappa. All'interno della mappa potete vedere le leggende. Scusate. Ogni pallina è associata a colore. Vedete, c'è la rete collaborativa. Sono pallini. Verde condiviso, rete gas, autogestione, Roma abbandonata, conflitti ambientali, narrazioni visive. Allora, le persone che hanno organizzato il progetto sono diverse e stanno praticamente considerando proprio l'idea di inserire all'interno della mappa e di far inserire, perché si possono pure aggiungere i punti e quindi collaborare loggandosi sempre all'interno della piattaforma. Voglio dire, se sono anonimo non me lo farà inserire. Però se mi loggo e mi registro posso comunque anche io contribuire e questo è proprio il concetto che muove e rende tutto molto dinamico. La mappa è stata in un primo momento, va a considerare soltanto Roma, però probabilmente il progetto se va bene si estenderà anche in altre città. È molto utile perché riesce proprio a unire entrambi le cose, in realtà benessere della società anche in fondo economico, alla realtà virtuale, quindi è come se non ci fosse una differenza. E le reti sono tutte collaborative, quindi ogni puntino è una struttura, un ente, un'associazione che si occupa di determinati progetti e c'è il progetto associato con tutte le informazioni, anche al tag. Questi qua, il verde condiviso, per esempio, mettiamo caso, non vi dovesse interessare, basta che deselezionate e scompaiono. Se invece cliccate all'interno, per esempio, del titolo, vi dà l'informazione aggiuntiva, quindi è fatto molto bene. Sia la mappa, cioè la mappa può essere condivisa all'interno dei vostri siti, quindi se avete un sito e lo volete condividere lo potete fare. I contenuti sono sotto licenze open, quindi aperti e tutto il resto. Se voi volete registrare, potete condividere e quindi aggiungere anche voi i vostri pallini che si occupano, non lo so, di autogestione, quindi lo dovete aggiungere in rosso se vi occupate di altre cose o comunque conoscete altre strutture che si occupano di determinati argomenti, dovete selezionare con lo stesso, insomma, col colore associato e vi dovete riferire, insomma, alla leggenda che esiste, insomma, qui. Quindi vedete qui ci sono tutte le informazioni, vi danno pure le pagine associate, quindi è una cosa molto carina e utile, soprattutto adesso che c'è una mancanza proprio di sentirsi aggregati, e invece questo no, permette proprio un'interazione, una condivisione, cioè voi vi fate determinate cose, però guardando la mappa, voi immaginate insomma di stare all'interno di questa mappa a Roma e entrare e voi gestite una determinata cosa, quindi autogestite, e
inserite il vostro pallino, però vi rendete conto che non siete soli, che ci sono tantissime altre, si crea un qualcosa di più, qualcosa di sinergico, qualcosa come per dire che bello, scopro anche quest'altro servizio, si può utilizzare sia per aggiungere sia per conoscere ed è una cosa veramente interessante, è come se fosse tipo la riscoperta di Roma utilizzando informazioni utili, infatti vedete subito che ci sono le... Tutto è legato ai dati aperti e quindi, ma allo stesso tempo potete farlo anche manualmente. Questo è più o meno quello che vi volevo mostrare. Ogni servizio che mostriamo, noi pensiamo che sia almeno utile conoscerlo perché sono veramente, insomma, possono veramente migliorare la qualità di vita, possono essere interessanti anche per altre, per informazioni. Insomma, vedete voi qual è il motivo perché reputate interessante, per esempio, questo servizio o un altro. Noi valutiamo in base ai dati, a quello che realizzano e dei principi. Perché vediamo che Rater comunque può essere veramente un punto di inizio e sicuramente utilizzare tecnologia, creare una città dal virtuale al reale e quindi permettere insomma anche di migliorare in parte sia la sinergia, è come se creasse gamificazione, come se si creasse un qualcosa di dinamico, come per dire utilizzo le strutture insomma, di internet, quindi gamificazione, estensione, dinamismo e tutto il resto, e lo riesco a applicare a qualcosa che effettivamente è reale. E quindi è fantastico il concetto, ci piace tantissimo a noi e speriamo vivamente che piaccia anche a voi, sia il video che anche il sito reiter.org. Se vi interessa, andate, registratevi e anche voi cercate di fare e iniziare a proporre anche le cose che vi interessano a voi, quindi rispettate la leggenda che c'è qui, tutte le associazioni che vengono inserite, ma allo stesso tempo proponete anche voi qualcosa, perché in fondo se le cose devono cambiare, tutto inizia da noi stessi, ogni singola persona può fare del proprio, anche se poco, anche se pensiamo che sia quasi assente come importanza, insomma comunque che abbia poca importanza rispetto alla globalità, ma se tutti facessimo un poco, un poco, un poco, sarebbe un'enormità e quindi il cambiamento non è che te lo fanno gli altri, ma inizia sempre, sempre da noi stessi, quindi ognuno può. Anche con delle azioni che sembrano normali, però tu le hai fatte e quindi allo stesso tempo sei anche artefice tu stesso del cambiamento. Quindi iniziamo da noi stessi e cerchiamo di essere sempre più interessati ai problemi del territorio, ai problemi sociali, a capire come poter migliorare i veri problemi, perché cioè, rendiamoci conto che non è che è tutto, però a livello sociale un interesse deve scaturire da noi e sicuramente questa è una bella iniziativa, è una bella piattaforma, le licenze mi piacciono, giudicate voi. Un saluto e ci sentiamo al prossimo video.